Draghi, è finalmente uscito il mio nuovo fumetto Sospesa tra due mondi. Lo trovate sempre adesso in libreria e su Amazon, al link in descrizione. Ci sono un sacco di segreti di Brooke Haven e soprattutto una grande avventura. Draghi, ho deciso di riprovare dopo 3 anni Adopt Me. Sì, avevo un sacco di roba, un sacco di uova leggendarie ancora, che sicuramente ce ne saranno, cioè le avrò tutte ancora, perché non mi ricordo di aver dato... Che cosa ho? Ho uno scheletrino che mi sta girando attorno. Vediamo se ho ancora il mio cane Copernico, eccolo. Oh mio Dio, che adesso si chiama Robodog. Eccolo con la coroncina. Oh, che carino, raghi. Questa è una delle mie case, ma se non sbaglio non è la casa migliore che ho. È una che avevamo fatto per una sfida, forse con Robby. Scrivetemi nei commenti se ve lo ricordate. Ma ho ancora altre case e soprattutto tanta roba. Guardate, raghi, oh mio Dio, 50 uova fossili. Oddio, questa era di Halloween di 3 anni fa o 2 anni fa. Poi c'è roba di Natale, altre cose rare. Un maiale che è tipo vecchissimo. E questi anche pipistrelli. Raga, ho un sacco di roba. Ditemi se sapete qual è la cosa più rara che vedete qui. Ho anche un sasso. La cosa più rara che vedete nel mio inventario, perché io non sono più aggiornata su Adopt Me, quindi non lo so. Però ho un sacco di roba. Ho anche 2 uova giapponesi. Ora, so che c'è l'aggiornamento di Halloween, perché è quasi Halloween, è quasi giorno. Oh, wow, com'è cambiato, raghi. Cioè, adesso è tutta roba di casa. Invece tempo fa questo era tipo da un'altra parte. Poi ci sono gli alberi horror. Penso che questo sia l'aggiornamento di Halloween e basta. E ci sono anche le zucchine. Che carino. Ora posso spostare la mia casa. No, bellissimo. Prima non si poteva fare. Ah sì, vabbè, 500 Robux per spostare la casa, ma rimane anche lì, eh. Comunque voglio farvi vedere le altre case che ho. Dovrei averne altre. Allora, no, cambia casa. Allora, ho questa piccolissima. Ho questa, oh mio Dio, gigantesca questa. E se non sbaglio costava pure Robux. Ok, terribile, questa era la casa horror, non ci voglio più entrare. Poi questa, la family. Quest'altra casa gigante, la pasticceria e poi la millionaire. Allora, se io mi ricordi, questa, la family, è la più bella casa che ho mai fatto su Adopt Me. Infatti, guardate, cioè, è fatto tutto benissimo. Vi ricordo, raghi, per fare queste cose c'erano dei trucchi particolari, tutti... Oddio, quanto tempo è passato. C'è la cucina, il soggiorno lì. Questa... Ah, questa era la camera da letto, tipo dei bambini. Che figata, magari ce l'avessi una camera da letto così. Questo era il bagno con la vasca e poi addirittura dietro la cucina c'era una stanza, eccola qui, wow, col magazzino. Ragazzi, fatta benissimo. Mi pento di aver smesso di giocare ad Adopt Me in questo momento. Ma non avevo solo pet e case, perché c'ho anche sia i passeggini che, raghi, dove sono? Che i veicoli, ragazzi. Oh mio Dio, quanta roba. Wow, quanta roba vecchia. Quella di Batman, questa della scatola. Ma questo? Ma è un aereo. È un aereo di Halloween. Tipo di un Halloween vecchissimo. Che figo. Ok, proviamo ad andare al centro della città così. Ok, raghi, a parte le robe di Halloween che sono carinissime, non vedo cambiato molte cose. La scuola, oddio, fatemi scendere da qui, come si scende? No, si sta girando, posso fare i trick. Oh mio Dio, voglio scendere da questa cosa. Ok, al centro è cambiato pochissimo, non so dentro. Comunque la scuola sì, adesso c'è... Tipo, è fatta meglio, è più tondeggiante. E ci sono, wow, che fighe queste auto. Babbo Natale sempre qui, ogni 365 giorni l'anno, non solo a Natale. Pure ad Halloween c'è Babbo Natale lì. Ragazzi, hanno cambiato tutto, è diventato enorme. Oddio, ma voi vi ricordate com'era prima? Questa addestratore di animali c'è sempre, hanno aggiunto i computer. Oh mio Dio. Lavati le mani, per favore, ok? Questa è l'aula. Raghi, qui c'era tipo una mini aula così, tipo minuscola con i computer, mi ricordo, non c'era nient'altro. Questa sono io. Oh mio Dio, stiamo assumendo, posso lavorare a scuola, non ci credo. Questa è un'altra... No, questa è la mensa addirittura. La porta è chiusa. Vuoi vedere che se lavoro qua posso entrarci? Allora, intanto poi l'ultima porta... Ah, questa è la presidenza. Ragazzi, che figo. Posso diventare preside. Posso farlo? Ok, sono la preside della scuola. Fatemi entrare adesso nella... Qui. No, non posso entrare. Raghi, come si fa ad entrare qua dentro? Devo avere una chiave speciale.
Oppure semplicemente chiuso e basta, non lo so. Comunque andremo in giro da tizia della mensa. A questo punto sarà cambiato anche altro, magari tutti gli altri negozi sono cambiati. Raghi, sì, la nursery è... Oh mio Dio, cosa c'è? Cosa hanno fatto la nursery? Perché tipo è diventata la città? Hanno cambiato tutto, siamo in mezzo alla città, proprio pizza. Questa è la sala VIP, ok. Oddio, ma è tutto rovinato. Ma ragazzi, ma che cosa è successo qui? Ma... hanno vandalizzato tutto, non ho capito, è diventata una città enorme. I tizi sono sempre gli stessi. Ah, ma è perché ci sono le Urban Egg. Ok, non ho abbastanza soldi ovviamente per prenderle. E quindi, ok, è a tema città. Bellissima questa cosa che hanno fatto, raghi, fantastico. Wow. E poi la parte dove ci sono i lettini rimane, è rimasta identica. Certo che potevano cambiarla a sto punto, eh. Oh, questa è la città di notte. Che figata! No, raghi, bellissimo. Complimenti ad Adopt Me, ha fatto un ottimo lavoro. Però il pet shop non l'hanno cambiato neanche di una virgola, è rimasto tutto uguale. Questo invece è l'ospedale, raghi, cavolo se l'hanno cambiato. A parte che posso vedere fuori adesso. Ok, ed è gigantesco. Allora, intanto ci sono tutte le luci. Posso diventare medico, un infermiere. Spero anche una dottoressa, tipo, da qualche parte. Addirittura c'ha due piani. Allora, nel piano di sopra ci sono... Questa è la sala operatoria, ok, dove ti puoi curare. Questa è tipo la mensa per... non lo so, non penso i pazienti. Questa è la sala del dottore con la mela d'oro. Ok. L'ascensore funziona, ti prego. Mi ha portato al primo piano, sì, fantastico. Ok, praticamente siamo al piano terra dove eravamo prima. Se andiamo qui, allora... Oddio, ragazzi, ci sono così tante stanze. Qui ci sono i lettini per tutti i malati, ovviamente tutti assieme. Poi le scale che ci portano sempre su. Qui al centro un lettino nel corridoio, non lo so perché. Qui per i bambini, la nursery dove nascono i bambini. Oh, ecco, posso essere una dottoressa, perfetto. Addirittura c'è un frigorifero, cosettine carine. Molto bello, è enorme come ospedale. Forse anche più grande di quello di Brookhaven. Ma raghi, schiacciando il bottone dell'evento di Halloween... c'è scritto vai al manicomio. Come, scusa, mi stai dando della pazza? Wow, raghi, eccolo lì, è quello il manicomio. Guardate che figo. Oddio, cambia pure la luce. Mi sento male, è bellissimo, raghi. Vi ricordo che qua a Natale usciva tipo il castello di ghiaccio Asylum. Wow. L'hanno fatto un sacco bene. Guardate, ci sono tutti gli oggettini per i pet. Che carini. Le cuffie sono bellissime. Questo è tipo la testa di Frankenstein. E poi ovviamente tutti i pet. Il fantasma è bellissimo, ragazzi. È forse il mio preferito. Drago vampiro, favoloso. E poi gufo da incubo. Chissà quanto costano. Parlando con questa tizia, ci chiede che cavolo ci facciamo qui. E ci spiega, diciamo, come funziona l'evento. Ti stai annoiando? Continua a camminare. Preparati ad affrontare una sfida. Trova il percorso sicuro e salta la mattonella e arriva alla fine. Oddio, questo ci dà i punti per sbloccare ovviamente tutte le cose. La cosa bella è che l'evento è appena iniziato, quindi ci sono questi da sbloccare, questi e quei pet. Ma quelle cose che sono, diciamo, celesti, sembrano fantasmi, non sono ancora state sbloccate, ce n'è un sacco. Anche queste sono sfide da sbloccare, ce ne dovrebbero essere tre. Per ora io ho solo, cos'era? Salta la mattonella? Oddio, Brianna, non mi sembri Brianna. Cioè, cervello, praticamente devo raggiungere il cervello. Vuoi trasportarti lì? Sì. Ok. E c'è Ragin, un drago gigante lì, è fantastico. Ok, devo dire che tutto di Adopt Me è fatto benissimo. Non lo so come hanno fatto a migliorarlo così tanto. Oddio, che cos'è questo salto alla mattonella? Beh, ho capito. Ragazzi, ufficialmente faccio schifo a salta la mattonella, a quanto pare. Perché io sto giocando nel mio server, dovrei giocare nei server pubblici. Ecco, ok. Oddio, oddio. Ancora? Oddio! Non è possibile. Non posso beccarle tutte, ragazzi. E infatti non le potevo beccare tutte. Le ho beccate quasi tutte. E me ne manca una, ho 30 secondi. E questa per forza. Oh, ho capito il trucchetto. Se si muovono non vanno bene. Comunque, cavolo, ci dà 3000... dolcetti, beh, sono un sacco di dolcetti. Anche se un oggetto costa tipo... Beh, questo il libro che posso lanciare costa 1000. Le altre cose costano un po' di più. Magari questo tipo costa 6000, quindi sono due partite. Però, raghi, si può fare, si può fare.
Hanno migliorato anche questa cosa perché prima dovevi giocare ore ed ore ed ore. Per esempio, mi mancano solo 500 per comprare il fantasma. Però da brava persona che sono, lo prendo di Robux. Almeno ho un fantasma, così se ci gioco fra 10 anni di nuovo, posso dire sì, ho il fantasma del 2000. Guardate che carino! Oh mio Dio, impazzisco, è troppo bellino. È fatto troppo bene ed è carinissimo, guardatelo. Bene raghi, questo era Adopt Me. Dopo 3 anni ditemi qual è la vostra cosa preferita e se vi ricordate qual è, se sapete qual è l'oggetto più famoso che ho nel mio inventario. Magari il gatto mummia.